Numerose le iniziative programmate dal coordinamento dei sindaci in occasione del 50° anniversario. Ieri mattina a Partanna, cerimonia all'Auditorium Giacomo Leggio, è arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla cerimonia presenti il Ministro per la Coesione Claudio De Vincenti, il Sottosegretario Davide Faraone, il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, i prefetti di Trapani e Palermo, il Presidente dell'ANCI Siciliana Leoluco Orlando, gli amministratori dei comuni del Belice, il Cardinale Francesco Montenegro, vescovi e autorità ecclesiali. Il Capo dello Stato in apertura del suo discorso ha sottolineato che le capacità dell'intero Paese di reagire alle calamità naturali hanno rappresentato la misura della coesione nazionale nel riconoscersi in un comune destino. Le caratteristiche geomorfologiche del nostro Paese non ci hanno risparmiato cataclismi naturali anche negli ultimi decenni. Ricordo anche le ferite dell'Irpinia, della Basilicata, dell'Umbria, delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Emilia Romagna e del Lazio. Nei giorni scorsi alcuni sindaci del Belice hanno detto: stiamo costruendo il futuro. Questa affermazione non è soltanto un messaggio di rassicurazione, ma manifesta orgoglio protagonista, determinazione per lo sviluppo della vita di queste comunità, convinzione di poter superare con il necessario sostegno della comunità nazionale le difficoltà che rimangono nel presente. Quelle parole manifestano ragionevole e fondata fiducia nel futuro. È un messaggio che tengo a condividere con tutti voi. Chiunque sia stato pesantemente colpito da un terremoto può testimoniare come le scosse e la catastrofe che provocano, accanto ai lutti e ai danni materiali, lasciano tracce irreversibili negli animi. La memoria di ciò che è accaduto non si separa più dal vissuto di ciascuno. E a Sergio Mattarella, il coordinatore del Comitato dei Sindaci Nicola Catania, primo cittadino di Partanna, ha ricordato le tappe di questi 50 anni fatti di sofferenze e al tempo stesso speranze. La cerimonia inaugurale delle celebrazioni per i 50 anni dal terremoto della Valle del Belice doveva essere preceduta da un incontro privato tra i sindaci dei 21 comuni facenti parte del coordinamento dei centri che subirono danni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma per esigenze di protocollo definite da Quirinale l'incontro non si è potuto fare. Al termine della cerimonia i sindaci si sono mostrati soddisfatti della disponibilità del Presidente Mattarella. Anche chi con il primo cittadino di Santa Margherita Belice in questi giorni ha manifestato pubblicamente la propria rabbia per non aver ancora avuto le risorse necessarie per realizzare le ultime opere di urbanizzazione. È l'ultima occasione che lo Stato ha per riparare al danno fatto, ha detto Valenti. Sono fiducioso, il Presidente Mattarella ci sarà vicino. La giornata è poi proseguita con le varie commemorazioni nei comuni coinvolti dal sisma e si è conclusa a Santa Margherita con una veglia. Da sottolineare che alla vigilia della manifestazione, con una lettera, il sindaco di Sciacca ha manifestato il proprio rammarico per non essere stata invitata alla celebrazione.